Buonasera. È giunta la terza edizione il premio di poesia religiosa dedicato a Monsignor Giuseppe Petralia, vescovo di Agrigento dal 1963 al 1980, promosso e organizzato dall'Arcidiocesi e dal Comitato della Società Dante Alighieri. L'iniziativa si ispira alla sensibilità religiosa che ha caratterizzato l'opera di Monsignor Petralia, che durante la sua vita si distinse come poeta e saggista. Il tema del concorso di poesia è sempre lo stesso, l'amor che muove il sole e le altre stelle, e la premiazione è avvenuta ieri pomeriggio nella sala Chiaramontana del seminario arcivescovile di Agrigento, alla presenza tra gli altri dell'arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro. È un bell'appuntamento perché ricordo una persona che qua ad Agrigento ha lasciato il segno, un vescovo, un pastore che sapeva anche di poesia, è un uomo che sa volare alto e credo che per Agrigento diventi il messaggio più bello. E poi vedere che ci sono tanti cultori di poesia, da piccoli a grandi, da anziani a più giovani, che riescono ad entrare dentro le cose, perché far poesia è guardare dentro e guardare in alto. Allora questo lascia sperare che l'uomo non è soltanto una macchinetta che deve fare. È un uomo, è un essere che sa pensare, che sa amare e che sa vivere. Il concorso, suddiviso in due sezioni, in lingua italiana e in dialetto, ha registrato la partecipazione di numerosi poeti delle diverse province siciliane. È stata una grande figura di vescovo, una figura che tutti possiamo aggiungere perché anche era un uomo di carità, un uomo di umiltà, grande umiltà, e anche disinteressato a tutti i problemi propri, ma era molto interessato alla salvezza delle anime. Questa edizione del concorso di poesia religiosa dedicata a Monsignor Petralia ha sempre l'obiettivo principale, quello di far sì che molti talenti nostri che scrivono delle poesie che magari non pubblicano, non vanno a conoscere, possano con questa occasione non solo presentarli, ma anche dare l'opportunità a tutti noi di leggere queste poesie, perché sappiamo che l'emozione è forte quando una legge o ascolta una poesia, ancor di più quando è di carattere religioso.